Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. È un governo a tinte varesine, quello varato da Mario Draghi. L'ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti, residente a Cazzagobrabbia e personaggio di primo piano della Lega sul territorio, è stato infatti nominato ministro allo sviluppo economico. Il Dicastero della Giustizia è stato invece affidato alla legnanese Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale ed ex studente del liceo scientifico Ferraris di Varese. Il neonato Ministero del Turismo è stato invece assegnato a Massimo Garavaglia, volto noto del Carroccio, soprattutto nel Legnanese. E tutti gli approfondimenti sono disponibili sulla Prealpina di oggi, sia in edicola sia sui supporti digitali. Passiamo alla cronaca. Notte di paura, quella appena trascorsa, a Canegrate, intorno alle 4, divampato un violento incendio nel locale contatore di una palazzina di via Ancona. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale, l'edificio è stato evacuato e 50 persone sono state costrette ad abbandonare i loro appartamenti. Le fiamme sono state poi spente, ma sono in corso valutazioni sull'agibilità effettiva dei locali. Qualora questa fosse negata, le 50 persone sarebbero costrette a trovare un nuovo alloggio. Restiamo sulla cronaca, ma spostiamoci a Varese. Resta alta la guardia da parte delle forze dell'ordine sul comportamento dei ragazzini in città. Nel giro di poche ore, infatti, gli agenti della squadra volante sono stati costretti a numerosi interventi per furti compiuti nei grandi magazzini e per capannelli formati proprio da giovanissimi in violazione dunque delle misure anticontagio. Durante la perquisizione di questi ragazzi, due minorenni sono stati trovati in possesso di piccoli quantitativi di marijuana e per questo sono stati segnalati alla prefettura in qualità di assuntori. E tutti i dettagli sono disponibili su prealpina.it. Sul nostro sito trova spazio anche una notizia che arriva dalla Val Ceresio, un giovane di Bisuschio ha vinto la sua lunga battaglia legale che portava avanti da ormai 7 anni. Nel 2014 infatti prese una multa da 162 € per una mancata precedenza a un incrocio, ma presentò subito ricorso, convinto invece della bontà della sua manovra. Ricorsi e ricorsi, sentenze e alla fine la sanzione era lievitata arrivando anche a raggiungere 10.000 €. Ora però, a seguito dell'ultima sentenza del giudice di pace di Varese, che ha dato ragione all'automobilista, la sanzione è stata annullata e sarà invece la prefettura di Varese a dover pagare circa 1.350 € per rifondere le spese di lite. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata.